He-Man e i dominatori dell'universo per la forza di Grayskull. Ciao a tutti ragazzi, ma bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere la seconda parte del regalo che mi ha fatto Emiliano del canale Emiliano74. Chi non lo conoscesse, andatelo a cercare su YouTube, Emiliano74, tutto attaccato. Anche lui ha un canale nerd e recensisce tutto ciò che è nerd. Vi avevo già fatto vedere in un video che mi aveva regalato una Black Series strepitosa della serie nera, quindi della prima serie. Vi lascio il video qui nel caso ve lo foste perso, e se da quello potete andare a tutta la playlist riguardante le Black Series, che è una playlist dedicata, perché sono andato proprio sotto alle Black Series. Ma in più lui ha alimentato con un bellissimo pezzo anche un'altra delle mie passioni. Qual è questa passione? Beh, la passione per He-Man e i dominatori dell'universo, o Masters of the Universe. Io sto cercando di recuperare tutti, sto cercando di recuperare il più possibile di quelli degli anni 80. Tra l'altro mi deve arrivare un lotto vintage, rimanete sintonizzati perché ho preso un lotto vintage a due soldi, 2 euro l'una, ragazzi, strepitose. E quindi insomma mi arriveranno un po' di Masters nuovi anni 80. Ma lui, che colleziona più quelli 2001-2002 e quelli 2009, cioè le altre due serie, poi anche i Men Skeletor degli anni 80, ma preferisce, lui non ama molto il vintage, quindi io invece adoro il vintage, sono pazzo del vintage, tutto ciò che ha storia, che ha anni, che ci ricorda il passato e la nostra infanzia. E quindi lui mi ha regalato questo pezzo qui, direttamente dalla serie del 2001-2002. Ed eccolo qua, questo qui è l'email Snake Hunter, mi sembra che si chiami. Vi lascio la foto qui a fianco, proprio qui a fianco al personaggio, vi lascio la foto del blister originale. Eccolo qua, che è completamente diverso, fatto benissimo, della Mattel 2001-2002, completamente diverso ovviamente dalla serie degli anni 80. Ve lo faccio vedere nel dettaglio, guardate ma quanto è imenico, quanto è imenico, ha tutta questa attrezzatura, perché appunto questa è, adesso ve la faccio vedere, la catapulta che lancia la rete per prendere i serpenti. Viene corredato di questa fantastica spadona e di questa fantastica ascia, proprio disumana, perché quest'ascia è proprio disumana, e anche questa spadona devo dire che incute terrore. La gonnellina qui è di gomma, e poi guardate tutti i particolari, eccolo qua. Vi faccio vedere sotto, se si legge, che appunto c'è la data di produzione con il logo Mattel, eccola qui. Devo dire che nel corso degli anni He-Man ha perso un pochino di chili, ha perso un pochino di chili, perché appunto è abbastanza magro rispetto al poderoso He-Man degli anni 80, che per chi se lo fosse perso, esiste una bellissima serie di documentari su Netflix che si chiama I giocattoli della nostra vita, e c'è una puntata proprio dedicata ai Masters. La serie si chiama I giocattoli della nostra infanzia o della nostra vita, insomma comunque lo trovate su Netflix, e c'è una puntata dedicata proprio ai Masters. E da lì si evince, nella storia raccontata da chi ha creato per Mattel i Masters, che loro cercavano di creare una serie completamente nuova, che non ci fosse, non vi spoilerò tutta la cosa perché la storia è interessantissima, però volevano che questo personaggio mettesse in soggezione qualunque altra action figure, qualunque altro personaggio, qualunque altro giocattolo maschile creato fino ad allora. Per questo He-Man aveva questa forma fisica spropositata ed era appunto il più forte dell'universo. Qui si è un pochino snellito, ha perso un pochino, rimane sempre poderoso, ma ha perso un pochino di chili, ha perso un pochino di massa muscolare. Bellissimo davvero, ringrazio ancora Emiliano per questo fantastico regalo. Vi faccio vedere che appunto questa cosa qui si tira indietro, questa si tira indietro e lancia la rete, appunto per cioè magari la lancia un po' meglio, a me mi è venuta un po' così, però avete capito il senso. Questo qui, poi la rete si reinserisce all'interno dell'alloggiamento, ecco qui, dell'alloggiamento retico, perché appunto questo è l'alloggiamento retico. Eccola qui, con la pazienza che mi contraddistingue. Eccoci qua, guardate che spettacolo, e devo dire che è fatta molto bene anche la catapulta e anche la rete, è veramente carina. E poi anche appunto questo meccanismo che permette il lancio della rete. Ma adesso ragazzi, proprio perché questo è un canale super nerd, che cosa facciamo? È il momento della comparazione.
Comparison Time. Tra l'altro, ragazzi, oltre ad aver perso peso e massa muscolare, ha cambiato anche parrucchiere. Perché, come vedete, questo è il caschetto biondo inequivocabile che contrassegnava appunto l'E-Man degli anni 80, e questo invece è aperto, è diventato un taglio più anni 2000, questo del nuovo E-Man. Però eccole qui le due figure, una accanto all'altra. Vedete che questo ha guadagnato anche in centimetri, ma ha perso in massa muscolare. Insomma, questo qui secondo me c'ha un fascino particolare. Questo ovviamente è fatto molto meglio, perché è stato fatto con le conoscenze industriali di design eccetera eccetera di 20 anni dopo. Insomma, ragazzi, 20 anni non sono pochi, quindi si vede che c'è una cura, una ricercatezza diversa nel produrre proprio queste action figure, tra questa degli anni 80 e questa degli anni 2000. Ne esiste poi uno degli anni 2009-2010, dell'ultima serie creata dai Masters, che chissà, un giorno magari riuscirò a recuperare, e magari a recuperare anche Battle Cat di questo del 2002. E quindi niente, ragazzi, eccoli qua, uno a fianco all'altro, 1980, 81, 82, insomma, quello degli anni 80 e quello della serie del 2001-2002. Ok, ragazzi, eccoli qua, spero che questo video vi sia piaciuto, che questo momento di comparazione tra 20 anni si portano, 81, 83, 2001-2002, vi sia piaciuto. Ditemi che cosa ne pensate qui sotto, se anche voi amate i Masters, se anche voi amate i Men, se anche voi amate il vintage, perché io sono pazzo per il vintage, adoro recuperare i giocattoli vecchi, i giocattoli di 20, 30, 40, 50, 60, 200 mila anni fa, i giocattoli della preistoria, i dinosauri di pietra. Come al solito, ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale se avete scoperto il mio canale con questo video, cliccate sulla campanellina e non perderete nessun video di quelli che arriveranno a breve. Nell'info box vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale, che sono i due mezzi con cui appunto comunico con voi. Vi volevo inoltre ricordare, proprio se cercate cose vintage, l'Emporio di Sheldon, il gruppo open su Facebook, dove andare 24 su 24, 7 giorni su 7, è un gruppo open su Facebook appunto, dove comprare, vendere e scambiare tutto ciò che è nerd a 360 gradi. Quindi se avete qualcosa da vendere o se cercate qualcosa, è il gruppo che fa per voi. Iscrivetevi e fate iscrivere, perché più questo numero aumenterà e più sarà facile trovare e vendere quello che ci fa battere il cuore. E lasciatemi un commento, ditemi che cosa ne pensate, fatemi sapere se preferite quelli degli anni 80 oppure quello degli anni 2000. E ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.